man who's got it made. Always looking for that renegade. I calls it like I sees it. A spade is a spade. A good man is a thing of yesterday. Yeah. They don't want them a good man who will hold his heart out in his hand. No matter where he stands, they just don't give a damn. No matter how much it hurts, they always go back to make it work. Baby, he won't treat you better, just worse. So when you're ready to change your mind, I'll be here just to kill in time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. Life's a long road to walk alone. They don't want them a good man who will hold his heart out in his hand. Yeah. They don't need them a good man. No matter where he stands, they just don't give a damn. 'Cause no matter how much it hurts, they'll always go back to make it work. Baby, he won't treat you better, just worse. No matter how much it hurts, they'll always go back to make it work. Baby, he won't treat you better, just cross the ocean blue just so I could sing to you, be by your side till my days are through. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. E sognare si può, buongiorno, siamo tornate, chiedi alla mente, la dottoressa Stefania Rubatti è tornata. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao. Come va? Bene, bene, grazie. Tu? Spero anche voi tutti bene. Speriamo certo di sì. E siamo tornate con un argomento, anche questo interessante, che ci ha fatto porre alcune domande, no? Abbiamo visto l'egoismo e abbiamo detto con la C, con la C, e abbiamo detto la dottoressa ha sbagliato stavolta, invece no, perché egoismo sarebbe stato troppo facile. Sì, invece no, era proprio dell'egoismo, egoismo di cui volevi parlare, sì, ecco, sì. E allora adesso partiamo un attimo con i saluti, quelli insomma di rito, e poi cerchiamo di capire che cos'è questo egoismo. Okay. L'approfondiamo intanto con una storia molto bella, no? Allora, intanto salutiamo Radio Moncalieri e quindi tutto lo staff, Gianni Ricci, perché ovviamente è grazie a lui che domani saremo in replica, www.radiomoncalieri.net. Dopodiché salutiamo Gabriella Roti, che l'abbiamo sentita un secondo fa, alla quale mandiamo un grosso, grosso abbraccio, e tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto, naturalmente. E poi un abbraccione, un ringraziamento a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno.
E quindi partiamo. Intanto, allora, questo egoismo. Egoismo. Allora. Con la C. Egoismo con la C. Allora, non è una, diciamo subito, non è una patologia, non è un disturbo vero e proprio, ma è un tratto della personalità. Sì. Che fa sì che la persona che ce l'ha abbia paura di sentirsi speciale, no? Peccato. Si senta a disagio e provi addirittura fastidio ogni volta che qualcuno la fa sentire speciale, magari con dei complimenti o dei riconoscimenti, anche meritati, anche giustificati, ma è una sola persona che hanno paura di essere, diciamo, al centro dell'attenzione, o comunque di essere ammirati, di sentirsi importanti, di sentirsi speciali. Da dove deriva? Deriva dallo stesso mito da cui deriva il termine narcisismo, che è l'esatto opposto, no? Sì, perché poi, sì, come vedremo, sì, narcisismo e egoismo sono i due estremi di un continuum, no? Da una parte c'è il narcisismo e dall'altra parte c'è l'egoismo. E deriva, sì, dello stesso mito. Raccontaci questo mito. Vale, di Narciso, no? Questo mito che ha dato poi origine al narcisismo, tralasciando invece la figura di Eco, che era la ninfa dei boschi, che aveva una voce molto melodiosa, molto soave, e amava conversare, amava chiacchierare, voleva avere sempre l'ultima parola, no? Che tipino, E un giorno fu punita e fu condannata a ripetere sempre la stessa l'ultima parola che aveva sentito, no? E da qui il termine eco, che noi conosciamo in realtà, no? Sì, sì, esatto. Vagando nei boschi incontra Narciso, questo pastore bellissimo di cui tutte le ninfe erano innamorate, se ne innamora anche lei, lui però non la ricambia, così come non ricambiava nessuna, no? Lui se ne innamora, cerca di abbracciarlo, no? Gli va incontro, lui la rifiuta e anche lui viene punito. Poi qui la storia la conosciamo tutti di Narciso, no? Viene condannato a innamorarsi, diciamo, della sua immagine riflessa mentre beveva in un ruscello, vede la sua immagine riflessa, si innamora di se stesso, praticamente nel tentativo di raggiungersi, di raggiungere la sua immagine. E ci è cascato dentro. Ecco. Annegando e trasformandosi poi in un fiore, poi da qui nasce poi il termine narcisismo. La ninfa Eco si è poi ritrovata a vagare nelle caverne fino poi a spegnersi con il corpo e lasciare soltanto questa voce, sempre comunque condannata a ripetere le ultime parole. Sentite, il termine egoista deriva appunto da questa ninfa Eco, no? E sta proprio a indicare il bisogno di il non riuscire ad avere una voce propria, no? Ma di ripetere Le parole altrui, che in senso lato significa di vivere, diciamo, per soddisfare magari i bisogni altrui, vivere nel riflesso degli altri e non trascurando se stessi. Esatto, voglio fare un saluto al nostro Carmelo Cossa che ci augura buongiorno Carmelo. Buongiorno. E mi raccomando, da seguire Poesia Merenda, che ha avuto la puntata precedente, ha avuto un posizionamento in una giornata diversa dal solito, sì. Ma siamo tornati al sabato, mi raccomando. Grazie Carmelo, dicevi. Dicevo, allora, quali sono le caratteristiche, diciamo, di questo tratto di personalità? Allora, il primo, quello che abbiamo già detto, la prima caratteristica è proprio la paura di sentirsi speciali, di essere considerati vanitosi, di sentirsi al centro dell'attenzione. Non è modestia, è proprio paura di sembrare narcisisti, di sembrare vanitosi, di sembrare egocentrici, per cui meglio stare in disparte, meglio passare inosservati, meglio non farsi notare. Che no? Poi viene da domandarsi perché, no? Cioè, come mai a un certo punto uno decide di... Sull'origine ci arriviamo dopo, perché altrimenti poi interrompiamo il discorso, poi mi perdo. Va bene, è che saltare da un argomento all'altro, Mi perdo, no? Va bene, questa cosa qua del
della paura del sentirsi riconosciuti e del sentirsi speciali. Sì. Di conseguenza questo altro tratto è la repressione dei propri bisogni e dei propri desideri, no? Quindi è questo perché? Proprio per la paura di diventare un peso per gli altri. Esigere il meno possibile, chiedere il meno possibile e anzi dare il massimo, no? Per cui io sono amato non tanto per quanto valgo, ma per il disturbo che non arreco all'altro, praticamente, no? Quindi questo, sì, pensiero di non disturbare, di non essere un peso per nessuno, no? Al punto di trascurare completamente il proprio io, i propri desideri, i propri bisogni e annullarsi nei casi più estremi, arrivare anche ad annullarsi, no? E non capire che cosa si vuole veramente, perché si vive soltanto per soddisfare le esigenze altrui, per soddisfare i desideri altrui, e quindi non si entra in contatto con se stessi. Chiaro, va bene. Non ti interrompo più. No, dai. Questo però cosa porta come conseguenza? Il rischio maggiore è che una persona così si leghi a un narcisista. È un bel guaio però. Ovviamente, no, perché una persona che ha paura di esporsi, di sentirsi sotto i riflettori, ovviamente sarà attratta da chi invece ama questa cosa, no? Perché così almeno non corre lei il rischio di essere al centro dell'attenzione. Esatto, cioè, tanto ci sta quello lì. Il rischio è che poi quando il narcisista, se si tratta di un narcisismo, di un narcisista diciamo patologico estremo, quando poi diventa magari aggressivo, la persona egoista arriverà magari ad assumersi le colpe degli atteggiamenti di questa persona, no? Comincia a pensare, ecco, allora sono io che magari ho preteso troppo, ho chiesto troppo, non, insomma si crea poi una relazione sicuramente insana. Assolutamente, insana. Già che il narcisista di suo ha la tendenza a regalarti tutte le colpe e responsabilità, sì, se uno già... L'egoista... Cioè, se le assume ancora di più, diciamo, esatto, che di norma, no? Ha proprio questa tendenza qua, poi anche perché mette, un'altra caratteristica è proprio quella di mettere in primo piano le relazioni rispetto a se stesso, no? Quindi fare di tutto per mantenerle, proprio al punto di rinunciare a se stesso, no? Quindi arriva quasi a un servilismo, no? Arriva quasi proprio a essere... Sembra annullarsi come in nome dell'altra persona, esatto, dell'amore, sì, dei propri cari, immagino, insomma, delle persone che sono, sì, al centro della sua attenzione. È così. Un'altra caratteristica è l'estrema sensibilità emotiva, no? Nel senso che chi ha questo tratto è una persona che già fin dalla nascita è caratterizzato da una forte sensibilità. Una forte sensibilità emotiva che lo porta magari a vergognarsi se viene magari ripreso, se viene punito, se viene rimproverato. Allora, per evitare questo rischio, si chiude, no? E non è però introversione, non è l'introversione quella, diciamo, sana, che ti porta magari a stare bene con te stesso, a riflettere, a pensare, a meditare. È un'introversione, appunto, difensiva, no? Dovuta al senso di colpa per avere magari in passato preteso troppo, no? E quindi è proprio una paura di chiedere, no? Per cui io non chiedo per evitare di essere deluso se poi non ottengo, no? È proprio un meccanismo di difesa. Direi che, da come tu lo descrivi, è veramente stancante, cioè, essere così, perché comunque tu devi essere sempre a disposizione degli altri, cioè ti metti a disposizione degli altri e non chiedi mai nulla, quindi a un certo punto l'energia finirà. Anche l'egoista ha dei bisogni, ha dei desideri, no?
e quindi si trova spesso a vivere dei conflitti interiori, anche perché tra l'altro chi possiede questo tratto di solito né è cosciente né è consapevole. No? Quindi magari cerca anche di superare questa difficoltà, cerca di esprimere i suoi bisogni, cerca di avere una voce propria, no? Ma non sempre ci riesce, e questa cosa qua non fa che creargli una tensione continua, emotiva, interna, continua, quindi è decisamente stancante. Poi un'altra caratteristica è quella di non chiedere aiuto. Tra l'altro fa fatica a chiedere aiuto, proprio per il discorso che facevamo anche prima, no? Perché dà per scontato che tanto non lo riceverà. No? Sì, anche questo è triste, no? Cioè è faticoso anche da questo punto. Non si aspetta nulla da nessuno proprio per non restare deluso, no? E qui ovviamente di base c'è una bassa autostima. Quindi anche questo è un aspetto. Anche questa è un'altra caratteristica, perché se una persona si sente... non degno di ammirazione, non speciale per nessuno, ovviamente significa che di base c'è un'immagine di sé negativa. E anche questo, diciamo, è pesante, cioè se mettiamo insieme tutti che questi che va ad alimentare questa cosa qua, perché un'immagine di sé negativa non fa che ad andare ad accrescere questa cosa, perché se io ho bassa autostima non farò niente per cercare di raggiungere magari i miei desideri, i miei sogni, per soddisfare i miei bisogni, no? E quindi questa cosa qua va ad alimentare ancora di più la problematica che c'è, no? È un circolo vizioso. Mannaggia, come facciamo, dottoressa? Sono insoddisfatto ma non faccio nulla, perché tanto penso di non averne le capacità, di non essere in grado di fare nulla, e questa cosa qua si alimenta sempre di più. Dobbiamo trovare una soluzione, ma una persona così comunque, voglio dire, fa tante cose, sembrerebbe una persona magari passiva, ma no, magari non lo è, perché se no, deve soddisfare... Diciamo che è passiva magari per se stessa, nel senso che non fa nulla per la propria crescita e la propria evoluzione. Ma quando si tratta di fare qualcosa per la persona amata o comunque per gli altri, si dà da fare tantissimo. Di solito sono ottimi ascoltatori anche, però ascoltano, ma non parlano, non condividono le loro cose. Quindi questo rende anche difficile il creare una relazione di condivisione e profonda, certo, intima. Beh, no? Effettivamente. Quindi sono molto attivi nel cercare di soddisfare i bisogni e i desideri altrui, molto meno per se stessi. E quindi cosa succede? Cioè, nel senso, questa persona come fa? È una strategia di sopravvivenza in realtà questo atteggiamento, perché è determinato dalla convinzione che se voglio essere amato devo chiedere poco e dare tanto, no? Quindi fare così mi permette di stare tranquillo, essere sempre carino con gli altri, non corro il rischio di essere magari criticato, non corro il rischio di essere deluso, non corro il rischio di avere dei rifiuti, non corro il rischio di trovarmi in situazioni imbarazzanti, cioè non mi metto in gioco, vivo nell'ombra, e quindi è un meccanismo di sopravvivenza, ma ovviamente non di vita, e diventa di sopravvivere anziché vivere. No? Certo. Senti, ma come possiamo un po' aiutarli queste sensibilità, queste persone con una sensibilità grande così? Intanto, voglio dire, da dove puoi cominciare? Cioè, tu mi dicevi te ne rendi conto, no? Lo sai, perché appunto è un tratto della tua personalità, quindi se ti analizzi un attimino te ne rendi conto. Lo capisci. Anche perché la tua vita è poi è un meccanismo autolimitante, questo, infatti, no? Quindi infatti. Non fai nulla per soddisfare i tuoi bisogni, non fai nulla per raggiungere i tuoi obiettivi, quindi non metti in campo nessuna iniziativa per crescere o per migliorare, quindi te ne rendi conto inevitabilmente, no? Infatti. Innanzitutto bisogna cercare di capire da dove arriva questa cosa qua, no? E da dove arriva? In generale. Innanzitutto, dunque, diciamo che già
tocca soprattutto le persone che fin dalla nascita sono estremamente sensibili, più sensibili rispetto agli altri. E quello, no? Vabbè, è un tratto E se questo temperamento si unisce magari a delle figure genitoriali invece narcisiste, o che comunque non sono state in grado di accogliere le tue richieste, i tuoi bisogni, questo non fa che ad andare a stimolare poi lo sviluppo di una personalità egoista, oppure genitori che di fronte al normale orgoglio del bambino, di fronte a un successo, l'hanno magari ridicolizzato o gli hanno dato magari del vanitoso, insomma non hanno, certo, non hanno accolto il suo orgoglio nell'aver raggiunto magari un obiettivo, quindi il bambino crescerà trascurando i suoi desideri, nella paura di farsi magari sgridare di nuovo, no? Oppure certo, è importante, no? Quindi sottolineare quanto sia rilevante, quanto sia veramente degno d'attenzione anche l'atteggiamento di un genitore rispetto ai propri figli. Sì, perché no? se il bambino è giustamente orgoglioso di un suo successo e questo suo orgoglio viene ridicolizzato e punito, in futuro rischia poi di non osare più, certo, mettersi in mostra, di avere timore di essere poi appunto ridicolizzato o frustrato nelle sue gioie, no? nel suo desiderio di essere poi magari apprezzato. E questo è veramente un peccato, quindi secondo me è veramente degno d'attenzione, perché sì, poi ti condiziona tutta la vita, sì, no? Sì, cioè, sì. Mi viene tristezza mentre cioè, sì, all'idea, no? È vero, di, sì, di quello che poi può diventare una vita, sì, perché tu lo sai, dal mio punto di vista, per essere contenti, felici, i sogni bisogna comunque inseguirli, no? E l'idea che magari, cioè, un atteggiamento sbagliato possa veramente limitare, no, questo, sì, un bambino, sì, in questa direzione mi fa venire proprio una tristezza infinita. Sì. Effettivamente. Beh, sicuramente può condizionare, ma io ripeto sempre che insomma a tutto c'è soluzione, no? Sì, quindi, esatto. Nel momento in cui uno prende atto di certe dinamiche, ha poi la possibilità anche di liberarsene, no? Ebbene sì, no, questo certo. È importante pensare che non è che si è o egoisti o narcisisti, no? Perché magari uno diventa egoista anche per non correre il rischio di diventare un narcisista. Sì, che non va bene neanche quello, no? Poi, no? Però, insomma, è un continuum. Nel mezzo, tra i due estremi, ci sono tante sfumature, esatto, no? Per cui non pensiamo che o siamo egoisti o siamo narcisisti, perché insomma ci sono tante possibilità sì, nel, sì, mezzo, sì, no? Quindi bisogna trovare un equilibrio tra i bisogni propri e i bisogni altrui, tra il dare e il ricevere, no? Sapere che non è sbagliato essere orgogliosi quando si fa qualcosa di buono e si viene lodati e si viene riconosciuti. Certo, no? Che sì. Non è sbagliato a volte anche fare come Narciso, no? A volte guardare il nostro riflesso e ricordarci di quanto valiamo non è sbagliato, non significa essere dei narcisisti estremi o patologici. No, certo. Un sano narcisismo è anche utile. È importante coltivare anche un sano narcisismo, nel senso di amore di sé. Certo. No? Perché quando si usa il termine narcisismo uno pensa subito appunto, sì, al tratto più estremo. Sì, no? Sì, sì. Però un sano narcisismo è importante, perché comunque ti permette di tutelare te stesso, ti permette di raggiungere i tuoi obiettivi, i tuoi desideri, realizzare i tuoi sogni e anche instaurare delle relazioni sane, comunque, perché ti permette di non scivolare nella dipendenza, sì, o nella manipolazione. Se riesci a trovare un giusto equilibrio, riesci a non essere né dipendente né manipolatore. Certo, riesci, certo, a trovare un giusto equilibrio tra il tuo bisogno di autonomia e il tuo magari anche desiderio invece di creare un legame
affettivo importante e profondo, no? Quindi è importante che ci siano un po' tutti gli aspetti, tutti gli aspetti, sì. Assolutamente sì. Volevo fare un saluto a Doriano Missora, maestro, buongiorno. Poi voglio salutare Gianni, poi naturalmente tutte le persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno. E quindi torniamo a bomba. Nel momento in cui dovessimo, ci accorgiamo, no? Ci rendiamo conto di avere dei tratti che, di questo genere, un po' egoisti. Mm-hmm. Cosa facciamo? Bisogna lavorare sull'origine, cioè capire dove derivano. Già, una cosa che si può fare anche in autonomia è cercare di andare dietro col pensiero e ricostruire un po' quali sono stati i primi episodi in cui ci siamo sentiti non riconosciuti. No? Sì. E cercare di capire che non siamo condannati a portarci dietro per tutta la vita delle cose che ci sono successe in passato, no? Sì, che questo è un pochino lo strascico che accade in molti aspetti, no? della vita, sì. Quando rimani un po' bruciato da varie situazioni, quella cicatrice rimane lì, ma finché c'è. Okay. Ma però non dovremmo farci condizionare poi. Le cicatrici va anche bene che ci siano, perché ci ricordano comunque una ferita, e ricordare le ferite è importante. Certo. Però la cicatrice non deve sanguinare ogni volta. Esatto. No, quindi bisogna teniamoci care le nostre cicatrici, ma curiamole. No? Esatto, possiamo fare. Facciamo in modo di andare oltre, ecco, questo è importante. Cioè, e poi è davvero tanto importante capire che l'equilibrio è quasi sempre la saggezza, diciamo, del vivere sano, no? Nel sì. senso che è sbagliato il pensiero io vivo per te. Ed è sbagliato il pensiero tu vivi per me. Sì, no? Esatto. È sbagliato ci il pensiero egoista ed è sbagliato il pensiero. Una sorta di equilibrio, no? certo. C'è il nostro Carmelo che ci dice: mi sembra di conoscere un egoista con cui parlo spesso, ma spero di sbagliarmi. Ma spero di sì, dai. Comunque abbiamo anche capito già con gli altri nostri incontri che ogni situazione comunque è risolvibile, certo. Se ci possiamo provare da soli, ma altrimenti ci possiamo anche rivolgere a qualcuno che ci possa dare una mano, no? Un certo, professionista sì. che... quel supporto che ci serve per uscire da sì, questa... Sì, riuscire a vedere le cose sotto un altro punto di vista. Che sarebbe... Sotto un'altra prospettiva, allargare un po'... i propri orizzonti. E perché no, esatto, a volte spostarsi un attimo è interessante, sì, no? Sì. È verissimo. Senti, mentre ci siamo, siccome insomma stiamo arrivando alla fine del nostro tempo, vorrei ricordare che dove ti troviamo nel caso in cui qualcuno volesse porti qualche domanda o ci volesse anche dare qualche suggerimento dal punto di vista degli argomenti da affrontare prossimamente o anche, non so, delle domande proprie, insomma, sì. personali che magari... Allora, io sono su Facebook Stefania Rubatti, poi c'è la pagina professionale che è Chiedi alla Mente, il cellulare che è 347-435-4333. Ecco, questo perché così almeno, insomma, se avete i vostri, come sempre, no? Ogni dubbio, ogni anche curiosità, perché appunto se c'è qualche argomento che magari vi così, interessa, potrebbe essere anche per noi uno spunto per affrontarlo insieme in trasmissione e scoprire magari un altro aspetto come questo, no? L'egoismo con la C. L'egoismo con la C. Sì. Che è stato, ti confesso, abbastanza nuovo per me, no? Che poi in realtà abbiamo anche scoperto essere in realtà un argomento nuovo in generale. È abbastanza nuovo perché finalmente si è data voce a proposito si è data voce anche a Eco e non solo a Narciso. Esatto, che ti dico, è stata, confesso, una scoperta da questo punto di vista. Perché tutti conosciamo Narciso assolutamente, cioè, mentre questo, la povera Eco non è considerata nessuna. Ecco, poverina. Adesso in parità. Adesso vedrai che da qui a breve tutti daremo la giusta dignità anche a lei. Eccoci sì, qua. Sì, ecco. Sì. Senti, in chiusura, cosa possiamo consigliare in generale?
chiaramente, come sempre diciamo, noi parliamo di estremi e ne parliamo in brevissimo tempo, quindi è ovvio che ci sarebbero una marea di cose da dire, ma così, proprio per dare un perla di saggezza. La prima cosa che mi viene in mente è, come consiglio, diciamo, è di imparare a gioire degli apprezzamenti, imparare a gioire nel sentirsi speciali, no? È bello sapere di essere speciali, è bello sentirsi speciali per qualcuno o in qualche situazione particolare. Certo. Ripeto, la patologia è il volersi sentire speciali sempre, per tutti, in qualunque situazione, a costo di calpestare gli altri, manipolarli, illuderli, allora quello no. Sì. Però il riconoscere i propri meriti, il riconoscere il proprio valore, il dare dignità alla propria persona, il sentirsi, il gioire nel sentirsi speciali per qualcuno, o di sentire di aver ottenuto un risultato, di aver raggiunto un obiettivo, è tanto bello, cioè, bisogna proprio imparare anche a godere di se stessi, no? Dei propri meriti e di quello che abbiamo di buono e di quello che siamo di buono. No? Ebbene sì. Ogni tanto guardiamoci, se non nel riflesso della pozzanghera, almeno allo specchio, e piacciamoci, non c'è niente di male nel piacersi. Ebbene, è interessante sottolinearlo questo aspetto, perché effettivamente hai ragione, alle volte con questo narciso sempre nelle orecchie. Non vuol dire scivolare nella vanità, scivolare nell'egocentrismo, scivolare nell'egoismo, vuol dire semplicemente essere consapevoli del proprio valore, dei propri meriti, delle proprie capacità e dei propri bisogni, dei propri desideri e quindi essere orgogliosi anche di quello che siamo. Benissimo, mi piace questo consiglio finale, sottolineare che comunque è importante volersi bene, apprezzarsi e quindi anche concedersi di godersi qualche bel complimento, qualche successo, eccetera. Quindi, benissimo. Autorizziamoci a essere speciali per qualcuno e sentirci speciali in certe situazioni, in certe circostanze. Mi piace terminare così. Voglio salutare al volo ecco qua Corrado Porchetti, poi Doriana, poi Francesco Murlo e ancora Cinzia Campigotto e scusatemi tutte le persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, e naturalmente l'appuntamento è fra due settimane, sì. Perché in questo periodo ricordiamo che per impegni professionali non ci saremo tutte le settimane con Chiedi alla Mente, ma ogni 15 giorni. Ebbene sì. Dunque grazie per essere grazie stata con te, noi. Grazie a tutti per l'ascolto. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao.